sì, forse anche più logico, perché stiamo finendo. Buonasera. Buonasera, chi è? Teatro Laura, piacere. Alessandro. Ci somigliamo un po', lui è un po' più magro, eh. Lui non lo sa che io da ragazzo ero così. Poi i capelli, poi soprattutto uguali. Identici. Allora, qua stiamo coming soon, lavoro in corso. Yeah, assolutamente. All'ombra del campanile, Teatro Laura, dal 21 al 31. Yes. Giovedì, venerdì e sabato, sabato, ore 21, questa domenica 17.30, giusto? 17.30. Ok, yes, siamo a Saganeghi. Yes, allora, dato che io sono arrivato qua per caso, perché? E stai... Perché? C'ho pure che te mi chiedi di aiutarti, no? No. Io però non sono capace, no. E ti dico, lui è Gianfranco Fino. Yes, it's me. E lui qua dentro, ciao, fa il fabbro, aggiusta le cose. Ma di più, perché facciamo, lavoriamo con... l'animi. No, quindi... poi mi ha detto che ti spacci pure per regista, ma è vero? Sì, cosa? Io ci provo, perché insomma come tecnico mi pagano meno, diciamo che regista, capito, perché un tono, e mi pagano un po' di più. Anche perché stiamo in Italia, tocca sempre arrangiarsi, no? Capito? Tocca fare una cosa o un'altra. Io recipro il regista, se do delle indicazioni, delle bugie che gli dico, loro ci credono, e credendoci realizzano, capito? Senti, ma posso lavorare pure io? Ma come no? Vieni fermo qua, la stessa, sì, anche questa è la panchina sulla quale porranno le terga, le chiappe, metteranno le terga questi nostri attori straordinari che hanno studiato anni per dire le strofe che... Salve, poi può entrare, tanto l'intervista è aperta, tranquillo. Siamo l'organizzatore. Vieni, sì, vieni, tranquillo. L'organizzatore, è giusto che te faccia, sì, vedere pure te, no, faccia. Sì, vieni qua, se no... Mi cambio, arrivo. No, che te cambi, fammi una figuraccia, perché sembriamo due che stiamo così a giocare. Vieni qua, se sta a truccare. No, beh, ovvio, vedi. Si inizia così per cambiare strada, eh? Andiamo avanti. D'altronde noi attori, no, guarda, è quasi finita l'intervista. Va bene, allora arrivo. Il 28, sì. Buonasera. Buonasera. Lunedì, martedì, mercoledì, perché giovedì, venerdì, sabato e domenica, di tutte e due le settimane, noi siamo qua. Voi faremo fare l'ombra di campanile. Insomma, grande autore romano, ma straordinario. Ma questo che vuole qua, ma che fa? Io sono quello che ha coordinato il tutto. Hai capito? Ah, sì, penso fosse stato il pezzo grosso. Un 1,66 di pezzo grosso. Qualsiasi cosa è colpa mia. Ma è un pezzo grosso, questa parte. Poi c'è un altro pezzo grosso. Sì, a casa, sì, sì, quando mi serve. Sì, sì, vero. Giustamente a Roma devi girare con le cose piccole, se no due parcheggi. Ma qualcun altro ci vuole venire a salutare? Oppure... guarda, stanno tutti preparandosi e psicologicamente concentrandosi. Vabbè, sai, lavorare con Gianfranco non è facile. La guerra è guerra, la guerra è guerra. Comunque per i pochi non romani, ma è così. Vabbè, io ho lavorato, no? Sì, sì, assolutamente. Ma quando fai salute? Sei guadagnato la lavagna? Certo, non devi pagare. Pure. A nero, però. A nero, a gratis. Eh beh, nero, qua, se vuoi c'ho lo spray. Guarda, a nero, le posso... Facciamo anche lo spray, Gianfranco. Senti, una battuta sullo spettacolo di stasera, vai. Una battuta sullo spettacolo di stasera? Dovete venire, che battuta sei semplice così. Mazza, ma questi... Male, male, vero? Ma gli hai fatto un profilo. No, sono proprio... Io purtroppo non sto in scena, stavo sul pieno, capito? Ah, sei della scena? Sì, sì, sì. Va meglio. Che vi diciamo? Ho detto, questo è soltanto l'inizio dello spettacolo, anche perché sta un'Italia. Ognuno si adatta a fare qualcosa e noi ci adatteremo allo spettacolo. Ma aspettiamo.